Nel lungo calendario del Tricolore Autostoriche, nuovo appuntamento a Monza nel fine settimana del 6-7 luglio, con la quinta prova stagionale, disputata come di consueto sulla distanza dei 60 minuti. Leggermente rivisti tuttavia gli schieramenti, al fine di equilibrarne anche il numero. Trionfare sono stati rispettivamente Antonio Lucente, Volkswagen Maggiolino, primo raggruppamento, Luciano Tarabini, Porsche 911, secondo raggruppamento, e il collaudato duo Guerra Azzardo, Porsche 930, terzo raggruppamento, impegnato anche a bordo di una Lotus Eva. Nel primo schieramento, quello riservato alle vetture con più anni sulle spalle e meno performanti, è proprio Azzardo che fa valere tutta la sua esperienza e fa segnare il miglior tempo, distaccando di oltre 4 secondi la Ford Escort MK1 di Corazzari Corazzari e di ben 10 la Lotus Cortina di Ciniero Tenconi, autori del miglior crono fra le vetture del primo raggruppamento. Il copione di gara è tuttavia molto meno scontato, con la Escort di Piero che insidia da subito Guerra, passando in testa alla seconda tornata. I tempi sul giro sono pressoché identici e le due vetture di testa si alternano così al comando, con la Ford che solo nel finale allunga e riesce a prendere per prima la bandiera. Fra le due macchine del primo raggruppamento viene premiata la costanza di Lucente, che approfitta anche dei problemi alla cortina Lotus di Ciniero Tenconi, che paga una lunga sosta ai box alla 12ª tornata e anche una volta rientrata in pista non riesce a ripetersi sugli stessi tempi. Guerra e Azzardo si prendono la rivincita nella seconda gara, quando dopo aver nuovamente conseguito la pole, in gara conquistano vittoria e terzo raggruppamento. In questa circostanza i rivali più tenaci sono Alain e Fabio Valle, che con la Beta Monte Carlo riescono anche a condurre la gara dopo la sosta obbligatoria per 8 tornate, per poi ricedere la testa. Dietro di loro sul traguardo la rientrante Porsche 935 di Fabio e Massimo Sordi. Medaglia di legno, ma vittoria nel secondo raggruppamento per Luciano Tarabini, che così capitalizza al meglio il ritiro dei leader in campionato Mundi Rosticci, giunto a 10 minuti dalla conclusione, quando si trovavano in seconda piazza. Il raggruppamento è così completato da Giacomo Ielmini, come i rivali su Porsche 911, e dalla Escort di Corazzari, impegnato nella gara precedente. Meno di 3 settimane ed è già ora del nuovo appuntamento, il primo Endurance della stagione. A Misano, il 28 luglio, sarà infatti il turno della 2 ore Classic Memorial Angelo Rossi.